Benvenuti a tutti, questo è il canale ufficiale di Tech Games Italia e oggi riprendiamo una nuova puntata di Fast News. Prima di cominciare, come sempre, vi auguro una buona visione e vi invito a lasciare un like o iscrivervi al canale. EA Sport toglie definitivamente il velo a FIFA 23 nel nuovo trailer di presentazione. Il prossimo capitolo di FIFA è stato finalmente svelato. EA promette un'esperienza ancora più coinvolgente grazie alla tecnologia del sistema di fisica HyperMotion 2. La seconda versione dell'HyperMotion rende i movimenti dei giocatori realistici e credibili, ma allo stesso tempo più reattivi. Come il precedente FIFA 22, HyperMotion sarà disponibile esclusivamente sulle piattaforme next gen. Inoltre è stato confermato il crossplay tra PS5, Xbox Series X e S, PC e Stadia, mentre le versioni PS4 e Xbox One dovranno accontentarsi di un crossplay tra old gen. FIFA 23 uscirà il prossimo 30 settembre 2022 su tutte le piattaforme. È già possibile effettuare il preordine e chi acquista la Ultimate Edition avrà l'accesso anticipato il 27 settembre. E torniamo a parlare di Halo Infinite. Come già avevamo riportato in un precedente articolo, la modalità cooperativa di Halo Infinite è pronta per essere testata nella sua prima versione beta. 343 Industries ricorda che è possibile ora rigiocare tutte le missioni della campagna in qualsiasi momento. Nella modalità coop i progressi sono condivisi, avviando ovviamente un nuovo slot di salvataggio. Marvel Spider-Man si prepara a invadere la piattaforma PC il prossimo 12 agosto 2022. Intanto arrivano ulteriori dettagli relativi al gioco, in particolare le specifiche tecniche e i miglioramenti apportati dal team di sviluppo in questa remastered dell'Uomo Ragno. Insomniac Games ha infatti dichiarato di voler sfruttare al massimo la piattaforma PC per rendere il gioco un autentico spettacolo visivo e non. Questo grazie al ray tracing e tantissimi miglioramenti e settaggi grafici. Oltre ai miglioramenti tecnici saranno disponibili anche gli archiviament salvataggi su cloud da Steam e sull'Epic Game Store. Vi invitiamo a leggere il nostro articolo dettagliato riguardo a tutte le migliorie apportate al team di sviluppo. Ottime notizie per gli utenti Xbox, infatti prossimamente si potrà utilizzare le chat vocali di Discord su Xbox One e Xbox Series X e S. Attualmente le chat vocali sono disponibili soltanto per gli utenti iscritti al programma Insider. Tuttavia, Microsoft assicura che presto l'aggiornamento sarà disponibile a tutti e già dalla prossima settimana la funzionalità sarà estesa a più insider. Il funzionamento è abbastanza semplice, infatti tramite il menu Xbox sarà possibile gestire le chat Discord come già avviene con le chiamate Xbox Live. Si tratta di una vera e propria integrazione nel sistema operativo che permetterà di settare gli audio per ogni singolo utente in chiamata. Per poter utilizzare le chat Discord su Xbox basterà effettuare il login nella sezione Parti e Chat. Successivamente basterà scansionare un codice QR e confermare l'autenticazione tramite l'app Discord sul vostro dispositivo mobile. Anche questa puntata di Fast News è giunta al termine. Io, come al solito, ringrazio tutti per la visione e vi invito a lasciare un commento nello spazio dedicato e noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale di Tech Games Italia.